Allora, volevo ringraziare innanzitutto gli artisti, li elenco uno per uno e sono Francesco Abrignani, Antonio Campo, Gianfranco Florio, Fabio Folla, Giuseppe Fontana, Nicola Genzianella, Sergio Gerasi, Carolina Livio, Alberto Locatelli, Alessandro Mazzetti, Raffaele Riccioli, Luca Usai e last but not least Marco Zambelli. Poi questi ringraziamenti li faccio velocissimi, sono persone che non sono potute venire, però mi hanno dato un supporto grandissimo e sono Davide Barzi che ha fatto la prefazione del catalogo, bellissima. Paolo Albiero e Giacomo Cacciatore, scrittori del Terrorista dei Generi, Francesco Basso, Filippo Mazzarella, Antonella Pucci, la figlia del regista, e Eleonora Genua che ti ha portato qui, sì. Qui la ringrazio, e niente, i ragazzi di Blockbuster che sono di là che vendono le chicche punciane. Il motivo per cui ho fatto questa mostra è io sono un grande appassionato del cinema di Fulci. Perché sono un appassionato del cinema di Fulci? A fine anni 90 beccai un suo film sulla vecchia Tele Monte Carlo addirittura e era Voci dal Profondo. Voci dal Profondo era uno dei suoi horror, forse non il più famoso. A me è piaciuto comunque, vabbè io sono di parte però mi è piaciuto. E da lì comunque mi sono incuriosito a questo regista. Io tutti i motivi cinematografici che per me sono semplicemente emozionali non li so neanche esprimere, per questo c'è anche Federico che farà delle disamine anche di tecniche a livello di inquadrature, di sensazioni di questo regista. Io da semplice fruitore ho semplicemente ammirato la sua arte, ma oltre alla sua arte ho ammirato la vita praticamente assurda di questo maestro. E in pratica lui ha avuto una vita assurda, nel senso ha conosciuto tantissime personalità, Orson Welles, ha intervistato De Chirico, veramente ha fatto di tutto. Per cui per me Fulci è sempre stato l'uomo delle sorprese, perché ogni volta che leggevo qualcosina o vedevo un suo film, comunque avevo qualche nozione in più e rimanevo affascinato da questa figura. Molte volte è contraddittoria, perché lui, c'è gente che parla... gente sul set che ha lavorato con lui, che l'ha adorato, alcune attrici invece l'hanno proprio detestato. E niente, per cui ha esercitato su di me una sorta di fascino, per cui ho voluto approfondire proprio, oltre che i suoi film, che ho visto quasi tutti, anche la figura proprio di questo regista, di questo personaggio. Poi niente, voglio ringraziare anche tutte le persone comunque legate al cinema, alcuni critici che mi hanno veramente dato un feedback positivissimo per questa mostra. E io è la prima volta che organizzo un evento del genere, per cui sono strafelice di avervi e di aver avuto questo supporto. Niente, vi lascio a Giovanni che farà un piccolo interventino su Fulci e poi vi lascio a Federico Frusciante. Grazie a tutti. Salve a tutti. Spero mi vedete là in fondo, sì. Sono dovuto sedermi perché sennò non entravo nell'inquadratura. Dovete sapere che Tom Cruise lo pagano tantissimo, perché seduto in piedi non fa molta differenza, quindi entra bene nel set di Cinoni. Gli attori bassi costano di più, è la legge, infatti non farò mai l'attore, assolutamente. Costano di più gli attori bassi e gli operatori alti. Le fave grosse? È un'altra faccenda, quella è un'altra. Era per sapere quanto pagano. Sì, sa mai. Allora, come ho cominciato a scoprire fumo? Merito suo, in realtà. Spiego perché. Non direttamente grazie al video, come
Potreste pensare, io stavo scrivendo la mia tesi di laurea, io mi sono laureato qui vicino alla NABA, la Nuova Accademia delle Belle Arti. Stavo facendo un cortometraggio di animazione, che lui ha visto, poi vabbè, è andato a qualche festival, e il tema principale era l'uomo nero, il boogeyman, questo, lo spauracchio. E quindi ho cominciato a vedere vari film che trattavano l'argomento, ho cominciato a scorrere, chiaramente Emil Mosso di Dusseldorf, Nightmare, tutti quanti quelli che ci sono adesso, non me ne vengono molti perché sto parlando in pubblico e chiaramente i nomi si perdono. Di fronte, ho cominciato un po' a spulciare tutti quanti, però sapevo che lui ne conosceva molti di più e quindi non lo conoscevo io di persona. Ho cominciato a scrivere, ho scritto, ho detto: senti Fede, ma conosci dei film che potrei vedere per il tema l'uomo nero? Lui mi ha elencato un paio, tra cui quella villa accanto al cimitero di Foce. Sarò molto onesto, la prima volta che ho sentito il titolo non avevo ancora, non sapevo chi era Foce, non avevo visto niente di Foce ancora, non avevo letto la trama, non avevo visto il trailer, non avevo visto niente, avevo visto anche il titolo. Ho detto: ma chi è che ha costruito una villa accanto al cimitero? Cioè l'idea, ma non poteva farlo un po' più di lato? Chi è il genio dell'imprenditoria immobiliare? Vabbè, non ci dormivo la notte, ma come è possibile? Poi vabbè, ho visto il film e sono rimasto onestamente un po' sorpreso, perché è molto diverso dagli altri film horror che mi era capitato di vedere, pochi perché sono un cagasotto. Ma la componente che Fulci molto spesso metteva nei suoi horror, magari mi confermerai tu, era una componente che molto spesso negli horror si vede ma un po' di lato, è quella dell'incubo, cioè la componente quasi del no sense, cioè il fatto che la trama non, a un certo punto non torna, si perde tutto quanto e tutto diventa irrazionale, cioè quello che succede non ha più alcun senso, ma quello che succede nell'incubo. L'incubo di fatto è la decadenza del mondo razionale, no? Tu sei sicuro che nel mondo reale, quando sei sveglio, a una determinata azione corrisponde una reazione, perché sei abituato che il mondo funzioni per determinate regole. Nell'incubo non è più così, e quindi tutto crolla e questo provoca il terrore. Io ho sempre visto Fulci come qualcuno che lavorava su questo tipo di terrore, soprattutto negli horror. Poi nei thriller faceva un altro tipo di lavoro perché lavorava più su orrori reali. Ecco, una cosa interessante di Fulci è che prendeva molto sul serio il tema dell'orrore, si vede anche nelle interviste. Non pensavo di riuscire a parlare così in maniera così spedita, No, no, vai. forse sto dicendo un sacco di cazzate. Beh, tanto se le dici poi ti dico io che l'hai detto. Ah, vabbè, allora. Ale, principalmente è questo che mi ha entusiasmato del personaggio, che poi mi ha portato ad appassionarmi un po' al personaggio. È un personaggio che di cui mi è cominciato ad interessare non solo il cinema, cioè quello che ha fatto, vari generi che ha toccato, ma anche proprio il personaggio in sé. È un po' come, adesso mi perdonerete il confronto, ma è un po' come Hitchcock, il fatto che Hitchcock va visto sia per i film che ha fatto, che sono dei capolavori, vanno studiati in ogni singola inquadratura, ma anche per il modo in cui lavorava. Tutti i cineasti dicono che Hitchcock lavorava in una determinata maniera, che era metodico a livelli maniacali, che faceva tutti gli storyboard precisi, e chiunque vuole cominciare a fare cinema, mi devo ispirare a Hitchcock perché lui lavorava bello preciso e sapeva come stava nei tempi, la produzione gli voleva bene, era così. Fulci è un altro tipo di maestro, è un maestro quasi dell'improvvisazione, anche perché raramente aveva il budget che aveva Mai Hitchcock, avuto. mai avuto il budget che aveva Hitchcock. È questo che mi è sempre interessato del personaggio di Fulci, oltre al fatto ovviamente del regista Fulci. La sua grande capacità di cambiare, di mutarsi a seconda della situazione. Come avrete notato, io sono pessimo di fronte a una telecamera quando non c'è la possibilità di tagliare, ma nonostante tutto mi hanno chiamato lo stesso e adesso parlerà una persona molto più in gamma di me, non, vabbè, anche molto più anni di me, più esperienza A di me. merda, parlerà lo stronzo vecchio fra un po'. Esperienza. Ok, io ho 43 anni, quindi mettiamolo in chiaro. E quindi io Fulci l'ho scoperto in realtà nel cinema. Ero un ragazzino
Mi intrufolavo, essendo sempre stato più o meno grosso e alto come ora, da quando sono ragazzino, quindi a 13 anni ne dimostravo già 16 più o meno, poi a 16-19, quindi come era così per me facile noleggiare una videocassetta porno, era così facile per me entrare tranquillamente nei film vietati ai 14 o ai 18, quando ne avevo 13 o 15. E non va dimenticato che in realtà tanti film di Fulci erano vietati ai 18 anni all'epoca, era veramente difficile, però erano altre epoche, sto parlando dei primi anni 80, quando esistevano ancora quelle cose che un tempo si chiamavano cinema, non questi discount di popcorn puzzolenti e di posti dati a cazzo di cane per vedere gente o mantelli che si picchia per 2 ore e 20. Cioè, quando c'era il cinema, quando un tempo c'era il cinema, mi ricordo che entravo lì, mi mettevo sulla mia seggiolina quelle, sai che quando le piaghi giù, poi piano piano vanno sempre più giù, il gomito va male. Si chiamava L'Aurora questo cinema. Io ho scoperto Fulci per caso, un po' come tutti, nel senso che non è che nasci imparato, no? Come si dice a Livorno, non si nasce imparati, le cose le impari col tempo. Quindi io in realtà mi sono reso conto che quello che guardavo e che mi piaceva tanto al cinema e anche in televisione, perché a differenza della merda di televisione che guardate adesso, quando la RAI era la RAI, cioè fine anni 70, primi anni 80, e c'erano dei programmi molto belli di cinema e oltretutto passavano tantissimi film, perché a differenza di adesso la censura era molto più leggera e i film venivano fruiti dalle persone solo tramite quel sistema o il cinema, cioè non c'era neanche le VHS, quindi il film o lo guardavi al cinema o lo guardavi in televisione, non è che potevi dire vado a noleggiarlo o anche lo streamingo, come si dice ora, o lo Netflix o lo Cubovisio. Insomma, vado a vedere il film al cinema. Quindi io cosa mi sono reso conto? In realtà, sui 15 anni, quando incominci a capire tre cose della vita, più o meno, che se picchi negli spigoli ti fai male, che per riuperare una topa ci vuole tanta fatica, e che quei film mi facevano paura, erano di Fulci. Cioè, me ne sono accorto a 15 anni, quando incominci a leggere i titoli, cioè quando incominci a ricordare quello che avevi visto. Perché che cosa nacque magnificamente nei primi anni 80, appunto le videoteche. E quali erano i primi film che venivano stampati? Quelli che non costavano un cazzo. Cioè c'erano queste piccole case che si chiamavano Avo Film, Domo Video, che facevano queste custodie di plasticaccia orribile. E erano i primi film che arrivavano, erano questi. Io quando li andavo a noleggiare, poi mi rendevo conto sempre, cazzo, ma questo l'ho visto alla televisione quando avevo 11 anni. Cazzo. E lì mi sono reso conto che in realtà i primi che ho visto, non si vince un Paperino, Sette Note in Nero, Paura nella città dei morti viventi, l'aldilà, questi. Io in realtà li avevo visti tutti in televisione e poi me li sono ripuppati in quarta, quinta, sesta, settima visione anche nel cinema, perché vi ripeto, a differenza di adesso, non esistono i film di terza visione, per esempio, cioè a Livorno c'era 20 cinema, ok? Di cui 5 facevano porno, 10 davano i film nuovi e 5 erano i classici film e cinema che non si potevano permettere il film del momento. Allora si permettevano il film di 2 anni prima, 3 anni prima, 4 anni prima, oppure cosa succedeva? Ancora più bello perché lì erano le serate vere, un po' tipo Grindhouse. Non andavo a scuola, già alle medie, andavo al cinema perché il cinema ne andava aperti la mattina, cosa magnifica. Mi schioccavo alle 9 di mattina e davano 3 film diversi. Uah, tre fiammate. E quasi sempre, siccome i furbi esercenti, io andavo a scuola a Pisa, alle superiori, all'Istituto dell'Arte, i furbi esercenti avevano intuito che la mattina al cinema ci andavano altro chi faceva brucia, come si dice noi, siega, chi andava a scuola. Quindi cosa ci buttavano? Film erotici o film horror. Quindi ti puppavi o Emanuele in America e quindi ci ho scoperto Gio D'Amato e via dicendo, oppure ti puppavi quello che loro consideravano cinema di merda. E io invece lì ho iniziato ad appassionarmi realmente, perché, e lo spiego in 3 parole, del cinema di genere intendo, non di Fulci e basta. Perché trovavo nella costruzione del nostro cinema di genere, fine 70, anche 60 in realtà, ma poi l'ho scoperto dopo, e anni 80, un certo tipo di costruzione, di narrazione, che veniva sì da un certo tipo di scopiazzatura del cinema americano, nel senso magari del soggetto stesso, no? La casa infestata, esce MTV l'horror, se ne fa 8 noi con la casa infestata, ma il genio italico co a cosa portava? Al fatto che in realtà i film italiani poi, per il 90%, erano più interessanti di quelli dal quali copiavano. E se voi guardate adesso, che è un capolavoro ancora L'Esorcista, che niente da dire, il 73,
Poi è uscito al cinema il 28 agosto del 73. Io sono nato il 28 agosto del 73, quindi mi pare che L'Esorcista sia nato preciso con me. È un film meraviglioso, però è datato, è inutilmente datato. Se voi guardate L'Anticristo di Alberto De Martino o Chi, lo, chi sei di Assonitis, sono molto meno datati, perché sono meno datati nella costruzione della storia, nella narrazione, non tanto nel vomito verde o nella testa di gira, ve la ci doveva essere. Proprio nel modo in cui i nostri registi mettevano in scena le proprie paure, che erano in realtà paure diverse, perché noi siamo europei, non siamo americani. Ok? Quindi abbiamo un altro tipo di cultura, proprio un altro tipo di cultura. La nostra è una vera cultura, loro c'hanno Donald Trump. Cioè, è proprio diverso. Loro c'hanno un uomo col parrucchino così che cita il Duce e noi ci sa Renzi, che è una merda uguale, ma perlomeno non cita il Duce. Però, tornando a noi, il cinema nostro a che cosa aveva di eccezionale? Aveva quello che si dice sempre dei grandi artisti: i grandi artisti rubano. Vale per tutti, per tutto il mondo dell'universo, tranne che per Fulci, Bava o gli altri. E loro erano stronzi e copiavano. Fateci caso: se De Palma, che è un grandissimo regista, io lo adoro, è un maestro, ruba metà dei suoi film da Hitchcock, ma proprio sempre, di inquadrature, di piano sequenza, è un grande, perché guarda come ha rubato senza farsi accorgere. Lo fa Fulci, ma la vera merda ruba. E quindi c'è sempre stata, a livello di critica proprio, io mi ricordo che iniziavo a leggere i giornali in quel periodo, sui 14-15 anni inizi a informarti seriamente, e cazzo non trovavo mai uno che desse più di una stellina, due stelline a questi cazzo di film. Cioè noi siamo in una condizione in cui un regista come Fulci, torniamo a noi, è un regista che a me non me ne frega proprio un cazzo di com'era come persona. Purtroppo non ho avuto il modo di conoscerlo. Purtroppo è morto nel periodo in cui io mi sono incominciato a appassionare, dire voglio andare a rompere il cazzo ai registi, a suonargli a casa, senti come girano i film perché voglio girare anch'io con la pellicolina come si taglia, messa appiccica, perché i più giovani qui sono molto fortunati, ora anch'io, avete questi cazzo di computer, montate, girate, schedina o si schiocchi dentro, 27 ore di filmato, monti, se un va, vabbè, annulla montaggio, torna a me prima, a miei tempi tagliavi il pezzo, merda, l'ho tagliato male, finito. E ti guardavi così e facevi ora cosa, come lo salvo, e allora dovevi cercare di trovare l'ingegno. Allora qui e qui mi manca un pezzo, va, riprendo un quadro. Ok, c'ho il frame, ce lo schiocco nel mezzo, riappiccio, ora funziona. Era questa la genialità in realtà di uno come Fulci. A me non interessa, è bello che avesse perso tutti i soldi ai dadi con Ella Fitzgerald, tutti. È bello che Orson Welles li facesse comprare 30 kg d'arance al giorno quando lavoravano con Totò, perché lui era il suo, diciamo così, accompagnatore, perché voleva solo Fulci e non si sa bene nemmeno perché, perché Fulci non l'ha mai spiegato, però voleva bene a lui, probabilmente perché era grasso e rompicoglioni come Orson Welles. Probabilmente questo era. Resta il fatto che Fulci è sì un personaggio strano, ma in realtà è un regista che se fosse nato in Francia non sarebbe stato definito, come viene definito spesso qui e mi fanno incazzare perché questi qua li fanno scrivere l'artigiano della paura, il coso, lo scivolone, cioè sono tutte cazzate. Questo è un regista che amava il cinema, che non gliene fregava un cazzo del genere che girava. Niente, niente, nell'horror c'è scivolato, Fulci. Fulci non ci pensava minimamente al cinema horror, è chiaro. Fulci voleva girare commedie e drammi. È nato a una scuola che poi è quella di Visconti, è nata una scuola che poi è quella di Steno, di Dino Risi, di registi di diversa estrazione. Non è un caso che quando Fulci poi si mise a fare Franca e Ciccio, Totò, tutti lo maltrattarono dicendogli, ma che cazzo di filmacci fai? Solo che Fulci era un pragmatico, e questo va detto, era uno che voleva lavorare, ok? Veniva da una famiglia borghese, ma deborghesizzata, cioè non aveva più un euro, cioè non aveva più una lira. Quindi doveva lavorare, e questa era una cosa importante. Perché il cinema di oggi italiano, do un piccolo input, è una merda? Perché chi fa il cinema oggi in Italia c'ha i soldi, non ha alcuna fame, non ha alcuna voglia di esprimere un cazzo, ha semplicemente voglia di avere il giocattolino che gli darà l'amico del produttore del biscugino del babbo e col giocattolino fare il cinemino. Fulci faceva cinema per campare. Quando fai cinema come Hitchcock, come Orson Welles, nessuno aveva i soldi. Era gente che aveva deciso faccio questo per lavoro, come molti scultori o pittori. Intanto inizio a dipingere
come tanti ragazzi qui, inizio boh, e mi chiedono le cazzo di nature morte, ho fatto l'istituto d'arte, iniziamo a fare queste nature morte, e poi magari sta natura morta la faccio diventare più mia e poi diventa qualcosa che non si è più mai visto. E diventi un artista grandioso, però senza saperlo all'inizio. Cioè, chi è che l'artista che parte dicendo Remi dipingo, sono un grande artista, è una merda. Ok? Fulci era un modesto. Ha sempre dichiarato di essere un mestierante, un regista, per caso quasi, perché lui è uno sceneggiatore o tutto il resto. Io di Fulci mi trovo anche in imbarazzo a parlarne. Vabbè, ringrazio Gianfranco perché mi ha chiamato. Però non è che io sono un esperto di Fulci. Io i film di Fulci, da I ladri all'ultimo che ha fatto, Le porte del silenzio, li ho visti dai 50, 150 volte l'uno, circa. Perché quando decido di fare una monografia su internet, o quando decido, di testa mia, da quando ho 14-15 anni, di dover imparare una cosa, mi ci butto dentro tutto. È per questo che a scuola andavo di merda. Perché se io leggevo Edgar Allan Poe, come capitava, leggiamo oggi un mese di Edgar Allan Poe, poi me lo levano e mi dà Promessi Sposi. Dico, no, vaffanculo, mi fai finire Edgar Allan Poe. E andavo di merda perché io, ma l'hai letto Promessi Sposi? No, però, questa stessa, se vuole, so tutto Lovecraft oggi. No, tre, e come tre? E già la scuola per me, per questo, è un posto chiuso. E Fulci era così, prendeva tre. Cioè, nel senso, l'aneddoto più triste, veramente più triste, penso, della vita di Fulci, sia il fatto che lui fosse un marxista dichiarato, non è che lo dico io. La cosa più triste, e della quale soffriva di più Fulci in realtà, e lo dicono tutti, me l'ha detto anche la figlia, lo dicono tutti, è che lui fosse un marxista e che in realtà, siccome i giornali, che fosse l'Unità o Paese Sera o La Repubblica o quello che c'era, Corriere della Sera, quelli, lo massacravano, allora i giornali di destra, per simpatia, per andare contro, gli davano 3 stelle e lui ne soffriva come una bestia, perché diceva, cazzo, sto fascista che Cialduce, perché ora noi siamo abituati, ora li siamo abituati che Reduce a lei, tanto piace a tutti, ormai io sono di un'altra generazione, sono di quelli che quando dicevi di essere come me nipote o di un partigiano, di un coso, complimenti, ora nipote di un partigiano, assassino, foibe, scusa io, ma t'ho solo salvato la vita dal nazismo, foibe, vabbè, quindi siamo in queste condizioni. Fulci, pace all'anima sua, era un regista da foibe, non poteva fare un cazzo. Perché quando girò Beatrice Cenci e Non si sevizia un paperino, ad esempio, che sono essenzialmente dei film ottimi, cioè solo un cretino direbbe di no, quando leggi l'aneddoto che veramente la tipa lì del Paese Sera, non mi ricordo chi, dice chiaramente a Fulci, al produttore, tanto io a Fulci 3 stelline gliele darò mai, cioè un regista quando deve lavorare con questo peso, e in realtà sta lavorando come regista da 7-8 anni, no? 20, non 40, quindi un carattere, una forza, non ci dimentichiamo che poi Fulci è morta la moglie di suicidio, cioè un uomo che è vero che ha subito tanto nella vita, ma non si può ricordare l'uomo perché ha subito, perché Hitchcock era simpatico ma era un pezzo di merda, allora non dovrei guardare i film di Hitchcock, cioè la Riefenstahl ha fatto Olimpia che è bellissimo ma era nazista, cazzo, cioè, quindi se veniva da me gli do 2 schiaffi e la rimando in Germania, cioè al di là dei grandi film che mi guardo, ma lei no. Fulci che cosa aveva? Era un grande maestro, era uno dei pochi, dei 30-40 registi da quando esiste il cinema in Italia, dal poi primi del Novecento, che veramente ha insegnato agli altri che cos'è l'originalità, che cos'è la messa in scena, che cos'è fare cinema senza niente, che cos'è inventare. Quando si è persa l'idea dell'invenzione, tutto è diventato statico, semplice, infatti il cinema di Fulci, come il cinema italiano in genere, è morto, è finito. Vi siete mai chiesti perché il cinema italiano in genere è morto negli anni Ottanta? Tutti dicono, mi guardano, perché secondo voi? Qualcuno che mi risponde, perché è morto? Perché siamo schiantati? Un motivo ci sarà. Il primo, perché sono stati alzati volutamente i livelli dagli americani degli effetti speciali da 8 a 100.000. Quindi, quando te fai un conquest, ti devi cercare di andare a combattere con 500 milioni di lire di budget contro un Conan che ha 30 milioni di dollari. Quando arrivi a quel punto, il cinema finisce perché lo spettatore, abituato a guerre stellari, non vorrà mai vedere Star Crash di Luigi Cozzi, con tutta la simpatia per Luigi Cozzi, che è una merda, chiaramente. Perché quando dagli anni 80, se avete fatto caso,
Il cinema americano, che è quello che vende per il 99% al mondo, tranne quello indiano, ma noi non lo vediamo nemmeno, è diventato per il 50% effetto speciale. Cioè, un film è quasi sempre, tranne i classici, ora, un miscitate Scorsese, il film di intrattenimento è zeppo di effetti speciali. Il nostro cinema non è riuscito a stargli dietro. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è la televisione. In televisione ci hanno bene bene addomesticati, tagliando tutto. Perché finché ero ragazzo io, non si servizia un paperino, lo vedevi bene. Guardate l'ora. Cioè, non vi fanno quasi vedere che è il prete l'assassino. Cioè, io mi sono messo a guardare Le Iene di Tarantino, che è un film, che cazzo censuri nelle Iene? Hanno censurato tutto il dialogo iniziale nel bar. Tutto. Parte con loro davanti al muro, che cammina. E fai, boh, ma ho perso un pezzo. No, censurato. Hanno censurato quando gli taglia l'orecchio, quando lo copre di benzina. Non ci capisci un cazzo. Cioè, si capisce proprio che l'indottrinamento che vi viene stato proprio dato a piene mani, ormai ha colpito tutti e tutti siete ben felici di essere indottrinati, di questo ne sono sicuro, perché siete tutti lì che prendete quei biglietti di merda numerati e vi obbligano a prendere quei cazzo di biglietti. E non me ne frega un cazzo se il cinema è vuoto, siete in due, mi hanno dato il 98 e il 97, dovete stare in un posto di merda, in fondo a sinistra, sì, il cinema è vuoto, ti provi a alzare, gli fai scusatemi, vado lì. Dove cazzo vai? Ti fa la maschera, vado lì, non c'è nessuno. No, 97-98, pare di essere sul treno. Non è come il treno, è il cinema, non c'è nessuno, mi ci posso mettere. Questo non è un discorso a caso. Uno come Fulci non avrebbe mai lavorato ora. Un carattere del genere. Ma l'avete visto Fulci? L'avete visto i suoi film? Cioè, Fulci era buona la prima o la seconda? Lo sapete cosa vuol dire? Cioè, un regista medio americano ha 30 shack per botta. 30. Regista medio, non di blockbuster. Uno di blockbuster ne ha 100, 150. Ok? Cioè, avevi questa pellicola che ogni metro che girava era 300.000 lire e andavano via? Cioè, dove fa? Fai, falla. Vedere che è una merda e uno come Fulci dover fare buona questa e tenersela. Cazzo come fa a cagare. E qui si torna perché chi ci si è trovato bene e chi ci si è trovato male. Probabilmente le attrici cagne, come diceva lui, quelle per esempio che gli dava Craxi e questa gente sono al film e non lo fai, è chiaro che le aveva sul cazzo. Sei una cagna di merda, mi fai perdere 5 rulli per dire salve, 5 rulli, è chiaro che ti c'ho sul cazzo. Mi dai l'attrice buona che mi fa le cose in 3 secondi, mi ci trovo bene. Cioè, ci vuole tanto a capire come mai alcuni lo odiavano e alcuni no. Perché quelli che ci aprivano li volevano bene, quelli che ci aprivano un cazzo e sono dei coglioni, non avevano capito un cazzo perché stavano lavorando con un maestro. Perché io vi ripeto, questo film qua, Sette note in nero, si magna, tranne in pari film, tutto argento, se lo divora, argento se lo divora, lo mangia, lo cala, lo strizza, lo ributta nel fosso, se lo mangia per costruzione, per recitazione, per originalità. È chiaro, non so quanti di voi davvero amano Fulci, ma Sette note in nero ha una struttura narrativa talmente complessa ma semplice, che è una cosa che gira su se stessa, che lascia a bocca aperta. Cioè, non so se l'avete visto il film. Cioè, il fatto che lei abbia la premonizione della propria morte dentro il muro e che lei creda invece che sia un fatto avvenuto nel passato, che quindi la vecchia che trovano davvero nel muro e quindi pensi che il caso sia risolto, invece poi è il marito, fa un casino. Costruisce un giallo che, a differenza di quelli argentiani, che funzionano esclusivamente, e ve lo dico, perché come gialli, come chiamano i Woodnit, come giallo, cioè a costruzione chi è il colpevole, non funzionano un cazzo, perché potete venire a dire che in profondo rosso il fatto che lui entra, vede lo specchio, forse l'ho visto, forse non l'ho visto, e non è come Agatha Christie. Cioè, non è che non ti dà alcun indizio per capire che la mamma è l'assassina, quando mai? Sembra un uomo, va nel bagno, quando vedete l'inizio, ve lo ricordate, profondo rosso? Entra, va nel cesso dell'omini, col cappello, quindi te pensi che sia un uomo, non ti dà gli indizi, sono puttanate. Invece Fulci l'elimina l'idea del giallo, ti trasporta proprio in una condizione, e infatti Sette note in nero è il suo primo film, chiamiamolo così, paranormale, dove entra, diciamo così, di forza lo spirito che poi avverrà negli anni successivi, perché i film precedenti di Fulci sono tutti quadratissimi, Una lucertola con la pelle di donna, e Non si servizia un paperino, sono veri e propri thriller. La cosa splendida di questi film è che, nonostante i titoli forse si cercassero di cercare l'animale come fosse argento, di argentiano non hanno un cazzo.
Niente, manco una virgola. Non c'è uno col guanti, non c'è nessuno il cappellaccio, non c'è niente di niente. Se voi guardate Non si vizia un paperino, che spero abbiate visto almeno 15 volte, perché quando lui ha detto prima ha accostato Hitchcock a Fulci, non vedo cosa c'è. Hitchcock ha semplicemente una cosa in più di Fulci, che è nato 50 anni prima. Ma la genialità di Fulci è un'altra. Cioè, la genialità di Fulci è quella di riuscire, e ormai si è capito con gli anni, cazzo. Prima di tutto ha ambientato dei personaggi della commedia italiana che sono indimenticabili, come quello di Alberto Sordi citato, perché America, cioè, come fai a volerli male, l'ha ambientato Fulci. Poi non va dimenticato cos'era Fulci, cos'era a livello cinematografico. Cioè questo riusciva ad avere i tempi giusti per le commedie, i tempi giusti per i musicarelli, i tempi giusti per i western, i tempi giusti per i thriller, i tempi giusti per i film erotici, i tempi giusti per l'horror. Questo è un uomo che non ha costruito una carriera sulle amicizie, sulla conoscenza, sul leccaggio di culo, ma sulla vera sua passione e arte, senza nemmeno rendersene conto, perché lui ha detto: io mi sono messo a fare cinematografo perché una donna l'aveva lasciato. C'era il bando per entrare al corso di cinematografia, ma vado lì. E andò a fare il corso dove sputtanò Visconti, Ossessione. Dove Visconti gli diede il massimo dei voti, lo fece entrare tutto perché gli sputtano tutte le inquadrature rubate a Renoir, lo sanno tutti. Tutti sanno, e quindi vedi che si torna al mio discorso del cazzo. Visconti, Ossessione, l'ha rubato tutto da Renoir, è un grande artista. Fulci ha rubato Marcosina da lui e da Hitchcock, che è una merda di ladro. È il solito discorso. Con Fulci non si sa mai dove si picchia. Perché, ripeto, in un momento in cui si tenta di rivalutare tutto, la rivalutazione ormai è anche per le commedie scorreggioni italiane che facevano cagare. Ragazzi, è inutile. Cioè, chi mi dice che Pierino è un bel film? Hai cazzo hai visto? Cioè, ma davvero Alvaro di Vitale ti fa ridere? Sì. Ok, però che bel film me lo puoi dire. Con Fulci no, cazzo. Quando uno guarda i film di Franco e Ciccio di Fulci, hanno una regia, cioè il lavoro di Fulci, è una sceneggiatura dei tempi. Un montaggio, una fotografia, che quelli di Simonetti e di altri che hanno lavorato con Simonelli, con Franco e Ciccio, non hanno. Se voi guardate come rubammo la bomba atomica, come svaligiamo la Banca d'Italia, ma anche i due Parà, o anche quello di Mario Bava, i due che fece Mario Bava, c'è una differenza enorme con gli altri Franco e Ciccio, che ne hanno fatti un par di cento, tipo. Però ci sono quei 10 che quando li guardi fai, ma guarda caso, fateci caso. Franco e Ciccio, nei film di Franco e Ciccio, l'avete presente tutti, Franco e Ciccio, sono i due cazzoni siciliani messi in qualsiasi contesto. Buttiamoli nel West, però parlano siciliano, minchia Ciccio, li buttiamo nell'America delle sparatorie, minchia Ciccio, sempre uguale. Con Fulci no, e si conoscono, con Fulci no, con Fulci no. Come rubammo la bomba atomica, uno fa il pescatore e l'altro fa il numero 70, 374, non mi ricordo nemmeno, fa l'ultimo della Spectre. E si conoscono in mezzo al film, iniziano a dialogare dopo mezz'ora di film. Cioè, una cosa del genere gliela faceva fare solo Fulci. Se voi guardate le interviste a Franco, dice che l'unico dal quale osava farsi dirigere era Fulci. Non cambiavano una parola di quello che scriveva, quando loro improvvisavano tutto. Perché Fulci era un vero sceneggiatore. Quando voi guardate come svaligiamo la Banca d'Italia, non sono minchia, ciccio, non è così. Li struttura dei film nei quali butta dentro due comici, per i quali costruisce una storia anche credibile, oltre a essere un uomo che in qualsiasi cosa facesse, che sia i ladri, una sull'altra, Conquest, dal di là, il livello sociale e politico era sempre presente. Un regista quindi anche impegnato. Non è vero che non fosse assolutamente impegnato. Era impegnato a livello intellettuale, perché è stato il primo regista a citare Artaud senza che la gente sapesse neanche che cazzo era il teatro artaudiano, finché uno l'ha citato Fulci negli anni 60 e tutti Artaud, che cazzo è? Tutti, tranne in Francia, chiaramente erano 60 passi avanti, ma i francesi, il cinema francese è il cinema, il resto del mondo lo ha solo copiato, il cinema è francese. Poi tedesco, poi ora è solo americano, perché o americano o è Checco Zalone, americano è Checco Zalone. Cinema ormai è americano, Checco Zalone in Italia. Veramente ancora pensate che io non avevo voglia di parlare troppo di Fulci come regista, tanto mi sono rotto le palle, c'è il video. Ma voi davvero pensate che Fulci ora lo farebbero lavorare? Ma ora non fanno lavorare quelli, i Pascioccone come Lamberto Bava, che pure ha fatto Fantaghi Loppu di lavorare. Cioè non fanno lavorare nessuno.
Adesso deve lavorare il servo. Fulci, siccome non è mai stato servo di un cazzo di nessuno, ha sempre fatto il film che voleva fare. L'unica cosa che bella, veramente, che nessuno può negare a Fulci, è che voleva il montaggio finale. Quindi questi film che vedete non ci ha messo mai mano i produttori, se non come al solito, oh, mi trombo due attrici, metticele, quello, se no non ti do soldi. Cioè, quella era la base. Ve la ricordate quella villa accanto al cimitero che fa la... che gli mozza la testa nella vetrina e che fa la madre tenebrarum in inferno? Lei era quella che si trombava Craxi, lo sanno tutti. Era in tutti i film questa. Una cagna incredibile. Ci credo che ti ci sei trovato male un Fulci. Ti chiamava la cagna, vorrei vedere. Ti ci ha mandato Craxi, ce l'ha sul cazzo perché sei una merda. Levi lavoro a un'attrice seria. Non è molto difficile. Fulci era una bestia sul set. Fulci era uno che, però io ho parlato anche con chi ha lavorato, che era una bestia giusta. I registi sul set che sorridono non esistono. Il regista sul set che sorride va a fare Cesaroni, è chiaro. E il regista sul set deve essere Hitler, o per me Stalin. Cioè deve essere inflessibile, è chiaro. Non si può lavorare... Se l'attore... ogni regista chiaramente decide, ok? Fulci decideva. Fulci, quando gli è arrivata la sceneggiatura... Io ho letto tutta la sceneggiatura dell'Aldilà. Allora, il protagonista era un maschio. L'albergo non c'era. La porta non era lì. Cioè, quando Sacchetti, che ci ho parlato a ore, diceva perché l'Aldilà quando l'ho scritto, e io gli ho un po' ribattuto a un Gio D'Amato di anni e anni fa, e gli dissi, Horror Festival, Gio D'Amato, dissi, scusa, ma però io l'ho letta la sceneggiatura dell'Aldilà, ci sarà un decimo di quello che hai scritto te. No, ma sì, ma forse, no, non ma forse. Chi l'ha adattata? No, ma perché Fulci era uno duro. Ah. Quando ti senti dire così, capisci che è un regista. Lo capisci. Cioè, un regista è quello che dà retta solo a quattro persone sul set. Il direttore della fotografia, l'operatore, ok? Il suo aiuto personale e l'assistente alla regia. Gli altri si devono fare quattro passi di cazzi propri. È chiaro? Poi, è chiaro, se all'attore gli viene la battuta buona, guarda Ridley Scott, Blade Runner è rimasta nella storia, no? Che se Ridley Scott non gli avesse fatto dire tutta la frase nelle porte di Tannhäuser, ci saremmo persi una grande cosa. Ho capito, uno, nella storia del cinema che sono 130 anni, uno, che ha improvvisato bene, due, 20, quanti film escono l'anno? 1000. Lasci improvvisare l'attore e l'hai nel culo. Questo è un consiglio che vi do. Se girate qualcosa, quando l'attore vi fa, no ma la dico così, te digli di sì e non dare via alla macchina. Se poi vede che è ganza, dai la via alla macchina. Così lo fai contento, sì sì, il girato è fantastica, però la fai come dico io, grazie. Sempre, quando io dico che deve essere dittatore, non vuol dire che devi trattare male, eh. Vuol dire che devi riuscire, come dittatori quelli più furbi, a cercare di far credere al popolo, cioè quelli che stanno lavorando per te, che sei buonissimo, che li vuoi tanto bene. Ma in realtà, io che ho girato corti e robe, quando devo fare per la quinta volta, e ti dico sette volte fermati lì, ci ho messo la croce e metti il piede davanti a quella cazzo di croce, devi prendere l'assistente alla regia e gli fai per favore diglielo te perché gli strappo la testa. Poi gli sorridi e gli fai... Vero, lui lo diceva lui, gli vai a dire per favore di mettersi lì perché sennò gli strappo il cranio. Poi lì, venuta benissimo, Ti avevo detto di metterti lì, però venuta benissimo. Ora ti viene a spiegare alla quinta volta, la sesta volta, la settima volta. Fulci non aveva quel tempo, non è questa macchinetta. Fulci era uno che ha girato, ma ve ne rendete conto che cosa vuol dire girare i gladiatori, come cazzo si chiama? I guerrieri dell'anno 2072 in Italia. Cioè, con 1 miliardo in Italia ha fatto miracoli, ha costruito modellini, Roma, e tutti fanno, si vede, sono modellini, ma si vede anche quelli di Blade Runner, solo che invece di sta 1 miliardo è costato 30 milioni di dollari, cioè 60 miliardi. Danni 60 miliardi anche a Fulci, vedrai invece, se deve fare lo sparo, invece di far graffio sulla pellicola, lo farà meglio, no? Si ritorna al discorso dell'effetto speciale, che ormai è diventato più funzionale della quello che guardi. Faccio un esempio più semplicissimo. C'è un film di fantascienza messicano che si chiama Sleep Dealer, di 5-6 anni fa. Non l'ha visto nessuno. È massacrato sulla rete. Sta merda di film. C'ha gli effetti speciali, fanno cagare. Beh, beh, beh. È un film bellissimo. Bellissimo. Il problema è che in quelle 2-3 scene che questo poveraccio l'avrà girato con 40.000 dollari messicani, c'ha un'astronavina e un paio di cose fatte con 2 lire. Allora, il problema è che quei 3 minuti dove si vede un'astronave fatta male, il film è una merda. È una merda, invece Transformer
vabbè, c'ha degli effettoni. Cioè io ho una videoteca di lavoro e a me quando entrano, una cosa sono orgoglioso, questo devo dire, ecco, ho spacciato più film di Fulcio che tutto Notturno messo insieme. Resta il fatto che bisognerebbe un attimino capire in che situazione Fulci anche lavorava. Torniamo al sodo. Fulci lavorava un gente e gli diceva: prendi questi quattro lì, vai, zombie, zombie di Fulci, la presenti tutti. Vai, buttati lì nell'isolotto, c'hai cioè 2 settimane e gira un film. Cioè, la media per girare uno spot della Wind sono 14-27 giorni di riprese. 14-27 giorni, uno spot della Wind, questo ti ci girava zombie. E quando non giravi in digitale, quando c'avevi una pellicola, un costo enorme, cioè ragazzi, all'epoca ogni giorno perso erano soldi a palate, perché se questa grandiosità di quest'uomo è venuta fuori con questo basso budget e con l'ingegno, quindi con l'intelligenza, con la scelta di mettere in primo piano determinate cose e lasciare in secondo piano altre per far così, far notare meno anche la mancanza dei mezzi. Se noi guardiamo i film di Fulci, diciamo della trilogia del terrore, Paura di una città dei morti viventi, L'aldilà, quella villa accanto al cimitero, oltre ad averci il grande Giannetto De Rossi, che poi sappiate tutti, è scappato, se n'è andato in Francia a lavorare, a fare gli effetti di Alexandre Aja, di Martyrs e di tutti questi film fantastici, Alta tensione, a fare gli effetti anche di Asterix e Obelix, fa tutti gli effetti Giannetto De Rossi, che si è levato dai coglioni. A me mi dicono che sono troppo cattivo con i film poveri italiani, ma se fa cagare, se non è Fulci, fa cagare. Non è che posso dire che è bello perché l'ha fatto uno con 30.000 euro, fa cagare, potevi farlo meglio. Ci sono film come, vi consiglio, visto che ci sono italiani di quest'anno, come Across the River, Oltre il Guado, di Bianchini, che è costato 2 spiccioli ed è bellissimo, ed è indipendente. C'è La stanza della farfalla di Zan Antonello con Barbara Steele, che è bellissimo. Eppure non se l'è cagato nessuno e nessuno se lo continua a cagare, cioè questo è il discorso. Quindi Fulci adesso sarebbe non cagato, ci sarebbe in una condizione come questa. Se avesse adesso 30 anni Fulci e vuole fare zombie, ma chi ne fa fare? Io, come povero amico Condomiziano, Cristofaro, per fare un film deve girare a mezza Europa. Cioè, Domiziano ha tutti i film distribuiti in tutto il mondo, tranne che in Italia. Ma anche Ivan Zuccon, che poverino non ne vuole più. È da una vita e gira, c'ha film distribuiti ovunque, ne hanno distribuiti 2,5 in Italia, sì, vai, pigliali. Quindi Fulci adesso cosa potrebbe fare? Ve lo siete chiesti? Un cazzo di niente. Sarebbe in un limbo e nella non scoperta. E mi ripeto, perché mi ripeto, se ha fatto l'aldilà con 2 spiccioli e 20 giorni di riprese, mi spiegate se gli davano un budget vero, come davano Argento, perché non va dimenticato che Argento ce l'aveva 100 volte di Fulci. A me quando fanno quella comparazione viene proprio ai nervi. A me Argento piace da morire, cioè piace da morire tranne la merda che sta facendo ultimamente, perché se a qualcuno gli piace La terza madre, Dracula o Giallo, vuol dire che a casa mia si dice Forrest Gump, cioè vabbè, un cirivi, guardati Giallo, cioè io quando ho visto Giallo, no? Non so voi, ho visto Giallo la scritta. Adrian Brody, Emanuele Seinero, ho fatto vai, ci siamo, no? Poi quando l'ho andata a vedere e Giallo è perché lui c'aveva l'ittero, mi è presa male, ma proprio male, male, male nel cuore. Ho pensato, Argento, o ti rinizi a drogare, o cambia spacciatore, o smetti. Cioè, queste erano 3 opzioni per me. Lui ha detto Voci dal profondo. Voci dal profondo è uno dei film ultimi di Fulci, insieme alle Porte del Silenzio e altri che ha girato. Non si capisce più qual è l'ultimo demonio, non si capisce perché negli ultimi periodi ne ha girati un po' tutti accavallati, però si dice sia le Porte del Silenzio, che è bellissimo, tra l'altro, se non l'avete visto, film senza una goccia di sangue, Artodiano fino al midollo, film incredibile che porta l'orrore, film quasi alla Fritz Lang, oserei dire, come quell'altro gran film che è Quando Alice ruppe lo specchio, film fatto con 3 spiccioli. Forse c'aveva anche in cesto l'insalata, gli avevano regalato a Fulci, forse la spesa gliel'avevano fatta per il giorno lì. C'è un regista che è riuscito a portare a casa una cosa come, se contate i film Fulci sono tantissimi ragazzi, cioè si arriva a 40 film, insomma tantissimi. Sì, fra tutto, se becchi anche televisivi, è una cosa impressionante. Quando te ti rendi conto che in realtà Brutti ne ha fatti 4. Perché se poi il film Brutti di Fulci, per me, proprio che fai ammazza se è brutto, Sodomas Ghost è indifendibile, dai. Sodomas Ghost è indifendibile. Demonia è abbastanza indifendibile. La dolce casa degli orrori è abbastanza indifendibile. Però, se voi per esempio guardate anche quelli,
più miseri, come ho detto, quando dice lui per lo specchio, voci dal profondo dell'ultimo periodo, La casa nel tempo, che cosa aveva Fulci a differenza di tutti gli altri registi, seppur ottimi, come Lenzi, e Castellari e altri, che si sono cimentati anche con l'horror? Aveva una cosa in più, una tale mano nelle riprese, nella scelta, proprio dell'inquadratura, un gusto che quello non lo può imparare. Il gusto della bellezza non lo impari, il gusto. I tempi incredibili dell'orrore. Cioè, Zombie 2 sembra un film d'avventura per quasi tutto, tranne la scena iniziale fantastica nella barca, che hanno girato tutto di sgamo, perché poi non va dimenticato che questo girava di sgamo. Cioè, la scena lì l'hanno girata senza chiedere permesso, butta la barca. La scena sul ponte alle 5 e mezzo di mattina, al finale Zombie 2, vai, mettici gli zombie, spogliali. Ma come si fa? Cioè, è la grandiosità. I registi di adesso sono abituati che mi serve occhi rossi, Vani, si fa un post-produzione. Per questo il cinema ha perso tanto della sua forza, e per questo io amo tanto Fulci, come amo Argento in realtà, poi non ho parlato male, ma perché mi va, per simpatia, per far incazzare gli argentiani. E per questo che io, quando dico attenzione con le valutazioni eccessive, poi è chiaro, uno se un fa il critico può dire un capolavoro tutto, però c'è questa voglia aperta da questi social di merda di far sentire la voce di tutti. Invece bisognerebbe capire, almeno questo vale per me, che la gente, porca di una troia, dovrebbe parlare di quello che sa, non di tutto. Io c'ho Facebook, c'ho 15.000 stronzoli d'amici, mi tocca aprire una pagina ogni 4 mesi perché ti chiedono l'amicizia, è chiaro che gli dai l'amicizia, li puoi mandare un culo, ma non li conosco, non sei un mio amico, cioè sei uno che vuole magari leggere le cazzate che scrivo o avere un'informazione in più o le puttanate in più. Il problema nasce quando ti rendi conto che questi vogliono parlare. Se io metto un post domani su le orse in macchina, tutti sanno delle corse in macchina. Tutti sanno com'è fatta una Ferrari. Com'è possibile? Metti un post sul cinema, tutti espertoni di cinema. Metti il golf, tutti espertoni di golf. Metti pallavolo, tutti pallavolo. Metti il calcio, vabbè, sono tutti allenatori. Questa cosa ha portato che anche un grande come Fulci, in realtà, che noi stiamo cercando, che è stato rivalutato in vita, perché lui si definiva uno zombie per questo, no? Io mi sono uno zombie perché sono l'unico regista in vita che credono morto, perché non lavoro da anni, lo diceva lui stesso. Un po' come poverino, il bimbo che sta piangendo a sentire cazzate che dico io. Questo l'ho segnato tutta la vita, mi dispiace, alla mamma, non volevo. Le parolacce portano, mia mamma mi odia ancora per questo, ma a 43 anni le puoi dire. Quello che dicevo è che Fulci ha una caratteristica essenziale, differente da tutti gli altri registi horror che abbiamo avuto in Italia, tranne uno solo, Mario Bava. Mario Bava, per me, Mario Bava è come Fellini, è come Hitchcock, è come Orson Welles, forse di più, cioè per me è qualcosa di oltre. Fulci, secondo me, è nato nella decade sbagliata, la decade successiva, quella in cui i soldi incominciavano davvero a servire, come ho detto, perché quando Bava faceva i gotici, la maschera del demonio, gli effetti speciali erano per tutti quelli, il sangue era tinta, i castelli erano quelli, cioè erano quelli. Non notavi la differenza tra la grossa produzione Hammer o la piccola produzione di Corman o quella o Danza Macabra di Margheriti. Ti sembravano tutti fatti coi soliti soldi quando non era vero. Invece Fulci è stato potentissimo perché dal 78 all'84-85 ha girato dei film memorabili nel periodo in cui in realtà lo stacco fra il cinema di serie A americano, cioè quello horror fatto coi soldi, era enorme, perché lì effetti speciali ormai a profusione, e il nostro invece non riusciva a stare lì. Guardate i film degli anni 80 dei registi, altri registi horror italiani, fanno cagare. Uno, perché era marxista. Due, perché era un uomo che diceva quello che pensava, non ha mai avuto peli sulla lingua, mai, mai. E tre, perché ha conosciuto Orson Welles, il tegame di sua madre. Cioè, lo proprio conosce io Orson Welles, non lui. Sai quante cose avrei chiesto a Orson Welles? È come ora con Romero, sono tutto eccitato perché vorrei chiedergli mille cose, un quarto d'ora me le tatuerò addosso. E fottato come me le vi portate nel cuore, però vabbè, ci metterò poco, ma dirò, gli chiederò di tutto. Fulci è uno di quei registi che mi è sfuggito. Se sono riuscito a parlare con Bava, Diodato o altri, essermi fatto raccontare, da Fulci non ce l'ho fatta, è morto troppo presto. Ed è un dispiacere enorme, perché se fosse stato qui ora, questo metto, ci avrebbe baciato tutti.
Cioè era veramente un uomo riconoscente, lo vedi, un uomo che non si rendeva nemmeno conto di quanto era bravo a fare cinema. O perlomeno era talmente modesto, cazzo, che aveva il buon gusto, non come Argento di dire io sono un maestro, di dire io sono un cinematografaro. Poi però, cosa diceva sempre? Non come Federico, cioè, intendendo Fellini, ma sono bugiardo. Perché lui in realtà poi diceva, manco Spielberg questa sa sogna. Questa Francis Ford Coppola ci metteva 6 mesi a girare, l'ho girata in 2 ore, sa sogna. Cioè, perché aveva ragione, perché questo riusciva a girare l'aldilà in 15 giorni. Ma ragazzi, ma l'avete mai girato qualcosa? Qualcuno c'è che gira quelle cose? Già ora, per girare un corto di 20 minuti, ti ci vogliono 3-4 giorni di lavorazione minimo, 20 minuti al volo, con le macchine da presa che hanno schede e che c'è le luci e monti ora. 3-4 giorni, 20 minuti, ora. Cioè, immaginati negli anni 70, il tempo è il solito, 1 ora e mezzo, fai 3-4 per 1 ora e mezzo. Come cazzo faceva questo in 14-15 giorni a girare uno, a volte due film? Come faceva? Faceva perché era un genio. Basta discutere ormai se è da rivalutare o non è da rivalutare. È chiaro che non è da rivalutare Nando Cicero, mi importa un cazzo di Nando Cicero. Che Alien 2 sulla Terra è bella una merda, si può guardare nemmeno di profilo. È un film che quando guardi Alien 2 sulla Terra, so se l'avete visto, che le vanno a scavare sotto, trovano l'aliena e scoppia, fa stracà, è una merda ignobile. È un film fantastico, 9, però stiamo parlando delle solite persone che danno 10 a Tulpa di Zampaglione. So se avete visto Zampo e Tulpa. Tulpa, ragazzi, da Zampaglione sonagli e impedirgli per legge, con decreto, te non giri più. Questo andrebbe fatto firmare Renzi, altro che le leggi sul lavoro. E poi torniamo alla politica, perché la politica porta a tutto. Ora siamo in una condizione in cui si dice che la cultura non vale un cazzo, ok? Non vale un cazzo. Io vi faccio presente che l'Italia ha vissuto sempre, nella sua, tranne durante il fascismo, ma anche lì un po', grazie alla sua cultura e al suo modo di essere, cioè di portarla avanti. Negli ultimi 20 anni la cultura è morta. Guarda caso, è morta con i migliori registi italiani, di genere non. Fateci caso. Cazzo, è morto Fulci, c'era il 20° anniversario, non c'è stato un giornale. Non dico notturno che minimo, ma un giornale che abbia scritto oggi è morto Fulci. Ma che tristezza. Poveraccio, è morto insieme a Kieslowski, mi pare. Sicché ha avuto merda anche quando è morto. È morto insieme a uno dei miei maggiori registi del mondo. Quindi tutti gli articoli su Kieslowski, che era morto Fulci, se ne sono accorti un anno dopo. E sicché è una tristezza immane. L'unica cosa che ci ha lasciato, però, Fulci è un'eredità allucinante. Perché ci ha lasciato... Vabbè, ha scoperto Celentano e per questo è l'unica cosa che gli domani, ti potevi fare cazzi tua. Lo potevi lasciare a far macellaio per qualunquista fascista di merda. Lo potevi lasciare a quel baciapile lì. Lo potevi portare a Vaticano e Tirana e farlo diventare papa. Eh? Ma non lo so, io so che faceva il macellaio, so un cazzo se faceva. Qualunque cosa faceva era il suo lavoro. Era il suo lavoro, l'aveva scelto, andava bene. Canta di merda, fa canzoni di merda, fa cover di merda, ne è buono a fa un cazzo. E Celentano quando parla pare parli il Papa. Ma il Papa tanto non capisce un cazzo quanto Celentano, quindi non è che siamo lì. Mi fate appigliare per il culo che questo è buono, eh. Cioè, Fulci poi ce l'aveva da di per tutti. Siccome Fulci era contro la religione in una maniera allucinante, contro gli psichiatri, contro tutti, e qua ne diceva una su tre sul Vaticano. È così, arriva il Papa che dice gli esseri umani sono tutti uguali e poi ve lo sotto il Papa che non dovrebbe contare un cazzo si sono tutti uguali che, a meno che non siano uno comunisti, due froci, tre negri. Questa è la base, perché poi è così, è tutto così, l'Italia va avanti così. Fulci è un regista che è morto nella miseria, nella fame, senza lavorare, perché non era un leccaculo di merda, lo ripeto, i leccaculo vanno avanti in Italia, i figli di papà, di stronzi e i ricchi, il resto del mondo conosciuto, nel quale facciamo parte io, Giovanni o tanti altri, si deve fare un culo così, lavorare tutta la vita per poi essere seppellito. Questo è chiaro? Quindi se, vi do un consiglio, volete fare cinema, arte, roba del genere, non pensate di avere talento, perché anche se ce l'avete non vale un cazzo. A meno che non abbiate i soldi, non lecchiate i culi giusti e non siate delle merde. Queste sono le tre regole, eh? Ma non è che le potete schivare, nemmeno una, eh? Nemmeno una, perché qua dentro ci trovate Federico Frusciante che è venuto qui
a parlare di cazzate, quando qui ci dovevamo venire la gente a gratis che aveva lavorato con Furci. Perché è così, questi poi ci vogliono bene per muovere il culo, anche a 70 anni, cazzo. È tutta gente di merda, ok? Le generazioni successive non possono che essere peggio. E vi ripeto, tranne questo ciclo bocca che mi hanno fatto due palle così come se fosse uscito di nuovo il settimo sigillo di Bergman, mi dite, tranne non essere cattivo di Caligari che era splendido, mi dite veramente un capolavoro italiano degli ultimi 10 anni? Un capolavoro io voglio, Ammazza. Un capolavoro. Lo sai perché mi viene? Perché c'è. Quando voi guardate la grande bellezza di Sorrentino, non, nessun film è girato così bene in Italia, ma nessun film è così vacuo. La forma da una parte, la sostanza da un'altra. Basta. L'unico Caligari, con non essere cattivo, film che vi consiglio di vedere, quello sì che è un grande film e non l'ha cagato nessuno. Tutti a vedere Quo Vado, quel cretino di merda con la chitarrina a dire le stronzate, 71 milioni di euro l'avete dato. Sì, ma vi rendo conto? No, non essere cattivo, di buono c'è stato un pomeriggio. Un pomeriggio, ma vaffanculo. 10 cinema in tutta Italia. Cioè, è una tristezza immane. Cioè, quindi si torna a Fulci. Fulci ha potuto lavorare perché era ancora nel film. Perché? Perché ha scritto più sceneggiature per esterno, sì, perché ha iniziato a lavorare negli anni 50 e 60. Perché se la lisciava di altri 10 anni, questo faceva cartoni e noi non avremmo mai potuto godere di capolavori, quelli sì, perché ce li copiano in tutto il mondo. Come là di là, non ti servizia un paperino, 7 note in nero, veri capolavori. Poi Fulci, che fosse un uomo avanti di 20 anni di cervello, è chiaro dalle sue dichiarazioni, Notte Americana del Dottor Fulci, dice quello che sanno tutti, l'ha beccata subito, è stato talmente geniale lì, l'intervista del 92-93 dove dice, ma gli americani ci hanno sempre rubato tutto. Tutte le idee, tutte. E ora vedrete, inizieranno a fare remake. Ce l'ha preso, porca puttana, 23 anni fa, aveva già capito che queste avevano finito e che si sarebbe partito remake. In 12 anni sono usciti 5 uomini anni di merda. 5 uomini ragnoli di merda. Ora, capisco se fosse l'uomo ragnolo 1, l'uomo ragnolo 2, 3, 4 e 5, ho fatti 5. No, ste teste di azzo sa fanno. Fanno 3 uomini ragno, poi via, rebot, se ne fa un altro da capo con un altro attore, un altro... Ma sei scemo di testa, sei rimbalzato di testa, che se ci arriva a casa, hai picchiato sugli scogli forte da piccino. È così che ridotto, ragazzi, vi siete fatti prendere per il culo, c'è messo in Spider-Man 2, c'è il cattivo con il portone blu, non si può guardare, la gente è corsa a vederlo, ora mi stanno sbranando i coglioni, Batman contro Superman. E io c'ho da vedere 7 note in nero, ma l'avranno visto chi guarda Batman contro Superman 7 note in nero? Oppure come mi diceva il mio amico qui, non lo vedo perché ho la luce piantata nel viso, mi diceva prima che il suo amico di 18 anni però mi dice che sono lenti questi film. Sono lenti, e allora perché la passeggiata la devi fare per forza a 7000? Cioè un te lo godi in bel tramonto camminando piano piano sul mare la Sofia, no? Devi correre, perché è lento, e cazzo dici? Io uso sempre il discorso del sesso perché è volgare ma diretto, lo fanno tutti, l'ho sempre detto, mi dicono, ma mi dicono alcuni, ma i film di Fulci sono datati, sono lenti, lento. Allora, come ho detto, io come tutti più o meno, a meno che non abbia una deviazione, amano il sesso, perché se non lo ami con chi ti pare, tutto, muri, 8 persone, un donne, uomini, gatti, cosa cazzo mi garba, a me basta che siano tutti d'accordo, a me non mi frega mai, lo ami, no? Ma io cerco di spiegare sempre a questi ragazzi, ma voi, scusate, se vivete in una città così veloce che vi basta davvero buttare giù le mutande e trombare 3 minuti sulla lavatrice e siete contenti, ma la trombata in 2 ore no, è chiaramente più lenta, perché più di due tempi, no? Ma bacio un po' il collo, immaginati quello mentre baci il collo, poi noia, ti fa lei, come noia? Deve essere lento, cazzo, come lento? Cioè, è la stessa cosa, stai guardando un quadro magnifico fatto da Truffaut, sta lì 5 minuti perché dialogano in un quadro magnifico, tutto messo alla perfezione, madonna mia, cos'è lento? Allora ti butto sulla lavatrice 2 minuti e baffa il culo, cos'è?
è che siete abituati, sì giovani, siete abituati ad andare a 2000 sul telefono, a 2000 sul tablet, a 2000 sul computer, a 2000 a scuola, a 2000 sui cellulari, e dovete trovare anche a 2000, i film devono andare a 2000, tutto a 2000, a 2000 di giorno vuol dire a 2000 come boom boom tipo Goldrick, come velocità di macchina intendiamo. È questo che io voglio cercare di farvi capire, il cinema di Fulci è lento perché è bello. Il cinema veloce, come dice la gente, non è cinema, non ha i tempi. Cioè, se per voi è bello Fast and Furious, ok, andate tutte le volte a vedervi il campionato Cerelli. Ci sono la Formula 1, la Formula 3, che cazzo spendete tempo al cinema? Se vi garba le macchine in cinema ora una 2000, compratene una, andate alle Mugello e girate. Che cazzo spendi soldi a un Fast and Furious? È quello che dico sempre. Per sapere, un esempio semplicissimo, un film velocissimo che fa del montaggio lento, è incredibile, la sua potenza, Mad Max Fury Road, l'avete visto? Quel film è un capolavoro, è uno di quei film che si vede una volta ogni 10 anni d'azione, capita quasi mai un film così bello. Che cos'ha di splendido quel film? Che è velocissimo, perché ha un ritmo impressionante, ma il montaggio no. È la grandiosità del regista. Per come costruisce il quadro, per come lo monta, per come lo fotografa, che vi fa sembrare che il tempo vada più veloce di quello che è. Ma il film in realtà è lento, non succede un cazzo. Il film è vado dal punto A al punto B e dal punto B al punto A. Questa è la trama. E la gente mi si lamenta, è lento, è lento. Succede 6.000 cose nei film di Fulci, 6.000. E fa ancora più schifo e impressione quelli che mi dicono ma si vede che è sangue finto, ma porca puttana, ha 36 anni il film, non hai 16, cioè ma un minimo calati, no? Io ho studiato questo sistema stronzo per i miei clienti e funziona al 50%, sul serio. Quando vedo film di Hitchcock o film vecchi, diciamo che sono bianco e nero, no? Oppure film di Fulci, vi dico sempre, non pensate di guardare un film del 1970, del 1950, ma ambientato di adesso, ma ambientato, cazzo, negli anni 40, 50 o 70. Vedrete che il vostro cervello reagirà in maniera diversa e la metà, anche il 60%, anche il 70%, 7 su 10, non lo sai che funziona. Perché se te gli dai il grande sonno di Howard Hawks, ok? Che quando scende il topone lì, le scale ti piglia lì una sincope da quanto è buona, ha voglia di essere dell'anni 40, ti piglia veramente una sincope, che sei lì così. Io me lo sono venduto in negozi a pala dicendo ma di carbano noir, oh il noir, oh troppo belli, guarda questo, ma Dio, guarda il 40, fai conto che si è ambientato nel 40, l'ho noleggiato a rotta di collo. Perché in realtà poi quello che mi fa incazzare è che, non dico voi perché c'ho voi davanti, ma non vuol dire che vi voglio offendere più la persona, no, la gente, vi fate ingannare, vi fate fregare, capito cosa voglio dire? Non vi fate ingannare, siete più intelligenti di quello che vogliamo far credere, e il pubblico è più intelligente di quello che il produttore vuole far credere, solo che se, come spiegava il signore Poli, si parlava di Zalone e Covado, se te mi pigli Zalone, che non è che c'ho sul cazzo lui, non lo conosco nemmeno, mi fa stracagare come il personaggio, proprio di un basso livello che manco, come ho detto, di Sica, nemmeno i cinepanettoni erano a questo livello. Cioè, siamo a un punto in cui vi fate fottere, perché 70 milioni ha incassato sto cazzo di film, che è tre volte quello che ha incassato Avatar in Italia, e fai boia, il pubblico capisce una sega, certo non capisce una sega un po', ma vi faccio presente che per 3 anni Zalone era ovunque, ovunque, ve l'hanno fatto crescere piano piano, sempre di più, poi lo trovavi ospite a X Factor, poi a Grande Fratello, poi di lì, poi di su, poi di giù, poi hanno iniziato a fare il programma più lungo a lui alla televisione, poi il primo filmettino, poi il secondo filmettino, poi il terzo film, l'hanno pompato quello prima di questo, solo a catinelle, l'hanno pompato a rotta di collo, lui era ovunque. C'è stato 6 mesi che era anche dal Papa, ci mancava da spostarsi, iniziasse a fare manzoncino così dallo scrannone, tanto kumbaya, tanto pare lo scout, kumbaya, mancava questo. Zalone ve l'hanno fatto ingoiare, a tal modo che solo a catinella è incassato così tanto che poi vi fate fottere perché buttano un film di merda come Povado nel
98% delle sale italiane, perché ha preso una cosa come 1000 schermi, quasi 200 schermi su 1200, quindi era ovunque. Lui, faccio l'esempio di Livorno, mi diceva lui, ma mi chiedeva il signore, ma secondo te come mai? Allora sono andati tutti a vedere lui. Per forza, i film in Italia li fanno incassare le famiglie e i ragazzini. Questo è. La media dei 30, 40 anni, 20 anni, su quasi tutti gli ascari A, non ne frega più un cazzo il cinema. Ragazzini e famiglie solitamente. I ragazzini che la domenica non possono andare a ballare, vanno al cinema, le famiglie che portano al cinema. Se come è successo a Livorno, ci sono 15 sale, in 13 c'è Zalone, c'è Quo Vado, in una ci metti un horror vietato a 18, nell'altra ci metti l'erotico vietato a 18. Le famiglie e i ragazzini cosa andranno a vedere quella domenica? Non c'è altro. Vado a vedere Quo Vado. È così che funziona. Non è che me lo sono inventato, è la verità, non è una mia opinione del cazzo, è la realtà. Perché quando arrivi lì non ti ci fanno entrare nell'oro ripetato, ti fanno entrare, ma sono qui, poi andare al cinema, vado a vedere quelle, c'è tanto, devo succiare con la bimba di 15 anni, superato ieri, a me mi importa il cazzo del film e passa. Questa è la cosa del bimbo di 15 anni. E invece la famiglia c'ha il bimbo di 5 che fa mamma, mamma, il film, andiamo, buttalo dentro, perché mi ha rotto il cazzo, poi zucca è questo. Cioè il problema è che il pubblico italiano vero del cinema, tranne magari voi appassionati, è che il pubblico italiano sono le famigliole e i bimbettini. E mi dispiace, i bimbettini di cinema ci riscano un cazzo come di nulla altro perché sono bimbettini. E le famiglie sono stressate. Io gli vedo la tristezza. Io faccio il video di Caro, ve lo ripeto, quando entrano e li vedi con i figlioli, vedi questo babbo che mi guarda e mi fa quali sono i cartoni animati nuovi. Quello. C'è una striscia, io ho una striscia enorme, quelli sono quelli usciti negli ultimi 3 mesi, poi se vuoi qui c'è 3 pareti. Babbo Cenerentola, Cenerentola l'hai visto almeno 50 volte. Cominciano a cambiare gli zigomi, il volto si trasforma e a questo punto zombie 2. Cioè vedi il babbo che è perfetto per essere ripreso e messo in un film di ciuccio. Un po' l'osservazione del lupo. Sì, lupo mannare a venire a Londra, ma lì è più quando c'è. Lì mi dispiace, non so, io sono tutto grande maschilista, nato e cresciuto con 6 donne. Genitori divorziati, quindi però lì funziona di più quando c'è il ragazzo e la ragazza, con il ragazzo che punta sbavando magari Sicario, no? Che è bellissimo, o punta Mad Max così e lo tocca proprio come fosse l'isola, la sua ragazza, ora mi vedi quella merda, è vero? No, perché c'è questo qui che è uscito nuovo, ora di Piraccioni. Questo lì che piano piano si piega e lui si diventa, è più lì che fa, ora quando si arriva a casa te la faccio poi da stronza, ce l'ha proprio nell'occhio, mi guarda a me e mi fa dammela la commedia, vedrai quando li metto il sale nei piedi, vieni, li do il bicarbonato a mangiare stasera la stronza. È proprio, io con questa fatta della biblioteca, voi non vi rendete conto quanto veramente sono riuscito a fare il lavoro che volevo fare. Quando a me Pulici di Notturni e altri mi hanno offeso dicendo te quel videotecaro per me è tutto tranne un'offesa. Qualsiasi tipo di lavoro è dignitoso, ok? Qualsiasi, a meno che non leda altre persone. Quindi per me fare il militare e sparare alla gente, sì, non è dignitoso. Se non ledo altre persone, faccio nel mio, non do noia a nessuno. Qualsiasi lavoro, cioè quello che pulisce la merda in terra, in cane, ai parchini, vale quanto l'avvocato che piglia 10 milioni, se non 104 di più, ma sono marxista, si sa. Dovrebbe guadagnare quanto l'avvocato perché lava la merda di quel cane, del cazzo dell'avvocato, perché lui il cane non se lo può permettere. Perché se no l'avvocato ce n'ha 8 e c'è il portacani che li fa cagare ovunque, tanto c'è l'avvocato. Questa è la logica. La logica purtroppo dell'Italia. Se hai fatto Mr. Book, che è un corto che ha fatto stragazzo, che vi consiglio di andare a vedere. Proletario, che vi consiglio di andare a vedere su YouTube. Cioè, sì, l'ho messo pubblico, però dovevo metterlo pubblico. Lo metterà a pubblico, guardatelo. Se questo Mr. Book fosse stato fatto da un ragazzo francese americano, lui sarebbe a lavorare per la DreamWorks, per la Disney o per un qualsiasi studio francese d'animazione. Qualsiasi. Che l'ha fatto con un cazzo, ha vinto il premio speciale della giuria al Festival di Livorno di Horror, è esagerato, è qui. Punto. Questo è il discorso. Questo è Fulci. È un po' faticoso, parecchio. Questo è Fulci, questo sono io. Cioè io, se avessi la possibilità di poter avere i soldi di famiglia, farei il cinema. Non li fido di caro, chiaramente, no? Quindi tanto, babbo, c'è un cazzo da fare, babbo, toppi a 20.000 euro, fatti un filmettino, vai.
Ah, poi un'altra cosa che vi voglio dire e chiudo. Fulci lavorava con persone che avevano due palle così, perché Tovoli, Tommasi, i montatori, i direttori della fotografia, gli operatori di macchina, per quello che il cinema di Fulci è anche andato a peggiorare, che questi sono andati in pensione e lui ha cominciato a... Se voi vedete le picconate, si ritorna a sette note a Paolo Nascita morti viventi, se voi vedete la macchina da presa in soggettiva del piccone che picchia sulla bara, ha un tempo perfetto di montaggio. E se voi guardate Demonia invece, quando lui batte sul muro per far uscire il corpo, il movimento dello zoom col movimento del piccone, quindi l'operatore, è tutto sfasato, è proprio sbagliato, va fuori tempo. Questo vuol dire che quindi anche le manovalanze italiane sono andate nel cesso. E è per quello che, se voi guardate, l'avete visto sotto una buona stella di Verdone, non l'ultimo, il penultimo, cazzo, c'ha una fotografia che si dovrebbe vergognare. È girato nelle stanze che sono di cartone, si vede 2 miliardi di pagine, perché c'hanno da pagarsi. Allora, e qui chiudo veramente, quel film di merda di quell'altro comico, quello, lui veramente non so perché la gente non lo picchi per la strada come lo vede Siani andrebbe proprio, che ha fatto Si accettano miracoli, 4 miliardi tipo di budget, 85 persone sul set. Voi mi dovete spiegare che cazzo ci fa Siani con 85 persone sul set, che il film è lui e quell'altro imbecille di De Luigi che ragionano tutto il film di alzate. Cioè, mi dovete dire 85 persone. Il cinema all'epoca del grande Fulci era fatto per amore e Fulci aveva tirato fuori l'arte dalla sua miseria. Ora invece dalla miseria tiriamo fuori solo la merda. Solo che c'è, vabbè, la merda piace a tante mosche, si sa, e c'è anche il detto, 2 miliardi, 4 miliardi, 8 miliardi di morti non possono sbagliarsi. Però noi saremmo esseri umani. Io vi consiglio, se vedete una cosa di Siani, o se vedete Siani per la strada, dite: Siani, smettila, vai a fanculo, per favore, torna a fa pomodori. Questo diteglielo, per favore. Avete perso 2 ore di tempo con me, potete perdere anche 5 minuti a insultare Siani, tanto la querela me la piglio io. Ditegli così, ha detto il frusciante, va a fanculo. Così la querela la piglio io, non c'è problema. Non è che ti posso querelare, se il tuo film è una merda, è oggettivo, come io ho la panza, cioè no, pare non è male. C'ho la pelata, cioè. Sei pelato, è frusciante, ti querelo, cosa ti querelo? Sono pelato. Tessiani, sei un comico di merda, ti querelo, no, sei un comico di merda. Tu mi ho preso la mamma, cazzo. No, torniamo a noi. Concludo dicendo che qui dentro non ha visto tutti i film di Fulci, secondo me non si può fare un'idea vera. Per capire chi è Fulci bisogna partire dai Ladri con Totò e finire con Le Porte del Silenzio. Una volta che avete strizzato tutto questo, vi si aprirà un mondo completamente diverso. Cioè quello di un vero artista. È come non aver visto un cazzo di Dalì, aver visto solo la persistenza del tempo, che ne so, un quadro e essersi fermati lì. Quando vedrete tutte le opere di Dalì, capirete il genio vero di Dalì. Con Fulci per me vale lo stesso. Quindi vi prego, oltre a guardare queste bellissime opere d'arte che dovrei portare tutte a casa, ma come ladro non sono un granché, quindi eviterò, però cercherò con tutto il cuore di convincere i ragazzi del FBD Gianfranco di portare la mostra anche al nostro Festival Horror a Livorno ad aprile, se poi gli artisti hanno voglia di prestarci, di portarle, di farle vedere anche lì, che è un posto bellissimo, sicuro il Teatro della Commedia è un posto che è venuto notevole. Chiudo appunto dicendovi che se non vedete tutto di Fulci, come per Hitchcock, come per Orson Welles, come per molti altri, non vi potete fare davvero un'idea chiara di cosa fosse, perché se guardate solo l'aldilà, come la città dei morti viventi, quella villa accanto al cimitero, vi può sembrare un bravo regista horror, ma qualcosa che rimane lì. La poetica fulciana è presente nei Ladri come nelle Porte del Silenzio. Ma se sperate che ve lo dica io, guardatevi il filmato su YouTube, perché una volta, una voglia, ci ho messo 3 ore e mezzo. Se invece volete arrivarci da solo, sarebbe anche meglio guardatevi tutti i film, perché è talmente lampante la sua poetica che una volta che avete visto tutti i suoi film la capirete. Finora avete capito discorsi forse di un cazzaro che è venuto qui da Livorno a discutere a Milano di Fulci e del quale ha parlato in realtà forse 7 minuti su 2 ore. Quindi,